Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video sempre su Glacier Sphere. Siamo su Power Wash Simulator ed oggi giocheremo al Pulisci l'auto d'epoca, la missione in cui dobbiamo pulire un'auto d'epoca. Aura Smith ci dice: ci siamo stabilite nella casa di Esther ed è bellissimo. Ogni giorno ha la sua dose di eventi paranormali. Questa mattina Jenny ha trovato sul suo pancake una grossa goccia di sciroppo che sembrava proprio Ridge di Beautiful. Cosa? Abbiamo aperto un blog di video dedicato a Esther e la gente lo adora. Ma sono pure influencer ora. A proposito, abbiamo trovato una vecchia auto sotto un telone sul retro del garage e ci chiedevamo se valesse la pena darle una bella spruzzata. Che ne pensi? Grazie mille, Aura. E penso che possiamo farlo, quindi facciamo finta di leggere. No, aspettate qua, i dettagli, sì, belli. I messaggi che ci hanno dato per iniziare questo lavoro. E andiamo. Le missioni con le auto dovrebbero essere un po' più corti rispetto alle altre. Tra l'altro, questo è il cottage che noi abbiamo pulito in una delle scorse missioni, mentre questa è l'auto. Cosa che c'è scritto? Wash me. Bello, bel easter egg. Wash me. Va bene. Iniziamo allora. Non ci sono obiettivi in questo livello, da quello che ho visto. Jenny trasmetterà in streaming la pulizia dell'auto per il blog. Non preoccuparti, non ti accorgerai nemmeno della sua presenza. Dov'è? Effettivamente non c'è. Bene, dai, come al solito vi ricordo che durante la pulizia parlerò molto poco, vi lascerò godere del rumore dell'idropulitrice e della vista di tutto questo sporco che se ne va. Qui però serve l'antirruggine. Mi sa che serve l'antirruggine. Posso comprarlo direttamente da qui? Negozio. Detergenti. Detergenti metalli. Sa che serve questo, eh? Se no, fatemi vedere cosa posso prendere. Modifiche non credo. Abbigliamento no. Attrezzatura neanche. Allora, mettiamo i detergenti. Acquistiamo il detergente metallo. Acquista. Ok. Quante costano? 10 dollari. Prendiamone due. Poi andiamo ad equipaggiare prima di tutto l'idropulitrice più forte, questa che abbiamo preso, esattamente, che rispetto a questa dovrebbe essere più forte, esatto, sì. Poi l'ugello va bene, il detergente, nessun detergente inserito, no, aspetta, com'è che si faccia prendere il detergente? Voglio il detergente, voglio il mio detergente, forse non te lo fa prendere? Scusa, eh? Forse non te lo fa prendere se lo acquisti in questo momento. Devi riniziare la missione. Il problema è che senza detergente togliere tutte queste incrostazioni diventa un po' difficile. Anche se però con questa nuova idropulitrice va via, eh. Con questa nuova idropulitrice va via. Quindi va bene. Teniamocelo così per ora. Comincio a sospettare che non sia un vecchio rottame senza valore. Ah no? Dici?
Sto guardando gli archivi di Esther Online. Nuovo lavoro disponibile, altro detergente disponibile. Sei la lagnetta sporco? Qui è il capo dei pompieri. Cancella tutti gli appuntamenti che hai in agenda. Abbiamo un lavorone per te, che non ho fatto neanche leggere. Ho scoperto che quest'auto era nell'ultimo film di Esther. Sto impazzendo, minchia.
Vorrei usare un cazzo di detergente, porco cane. Fammi vedere, va, come si fa. Ah, col 3, perfetto. Però non viene inserito. Il film aveva un finale scioccante, ma fu un flop, nonché l'ultima interpretazione di Esther. Triste, vero? Però a quanto pare non ho fatto tempo a leggere.
Guardiamo il timelapse. Hai fatto un lavoro fenomenale con l'auto. Ho scoperto il modello. È una Chatsworth Roadster del 1922. Ne esistono solo 10. Sarà anche stata un po' spostata, ma Esther Deat sapeva di sicuro viaggiare con stile. Il video della pulizia è diventato virale. Con me che salto sull'auto e la pulisco stando in piedi sopra il tettuccio, sì. Speriamo che la nostra nuova serie A Spasso con Pebbles ci frutterà almeno altri 100.000 iscritti al canale. Che emozione! Sì, che emozione. Bene, anche per questo video quindi è tutto. Abbiamo pulito l'auto d'epoca oggi. Nella prossima parte continueremo a pulire altre zone, magari andando sul golf cart per mantenerci ancora un po' più tranquilli, per poi affondare magari su zone di questo tipo in cui ci metteremo sicuramente di più. Grazie a tutti per aver seguito il video, vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da GlacialSphere è tutto, al prossimo video!